giusto stare qui oggi perché è il segno di una società civile di questo paese che non si è fatta imbrogliare dalla montagna di menzogne che è stata rovesciata dai media e dalla politica purtroppo trasversalmente, che non crede che il problema di questo paese sia l'immigrazione, non crede che l'emergenza sia l'immigrazione, crede che ci sia un'emergenza molto più grave, quella del revanchismo fascista, ed è venuta qui tanta gente disobbediendo molto spesso alle forze politiche a cui ancora fa riferimento, a manifestare un valore fondamentale dell'umanità, che è quello della solidarietà e che è quello dell'antifascismo. Purtroppo il ruolo dei media, in buona parte, con rarissime, pochissime eccezioni, è stato quello, e continua ad essere quello, di fare la gran cassa a questa assurda, illogica connessione tra atti di criminalità brutali, terribili, ma di criminalità e immigrazione, perché molte televisioni, anzi direi quasi tutte, sono televisioni come si diceva un tempo dei padroni, è molto semplice, danno spazio e voce ai La Russa. In questa città dove il sindaco ha vietato le manifestazioni, dove dobbiamo sfilare fuori dalle mura come fossimo degli assedianti. Bene, in questa città hanno manifestato Forza Nuova, hanno manifestato Casa Pound e ho visto il sorcio leader di Casa Pound intervistato in televisione. Forse quelle voci non andrebbero non solo ascoltate, ma non gli andrebbe dato nessuno spazio. Allora, perché stare qui oggi? Perché sto girando una cosa per cui mi interessa, ma dico, al di là di questo ho deciso di venire semplicemente quando l'hanno proibita, perché è veramente inconcepibile che dopo un attentato di questo tipo si proibisca una reazione dell'opinione pubblica, insomma, in tutto il mondo si può reagire, da noi no, c'è la par condicio anche tra razzisti e antirazzisti, sembra veramente un pochino esagerato. Quello che si sente dire, già prima appunto viene dato per assodato che l'attentato di quello che si è messo a sparare sui neri è comincia tutto con Pamela, che diciamo è tutto da vedere, nel senso che è sicuramente un delitto orrendo, efferato, eccetera, ma non ha niente a che fare né col razzismo, né con la Lega, né con la campagna elettorale, quindi dare per scontato che siano sullo stesso piano è un falso, che siano uno la conseguenza dell'altro è un falso, e poi appunto tutto questo appello alla responsabilità, cosa c'è di più responsabile che non reagire a un attentato terroristico, comunque insomma a uno che si andrà a sparare su degli incendi, come vogliamo chiamare. Sì, le dichiarazioni di Ministro sono state scandalose, io penso che un Ministro quando diceva che se si fosse fatto il corteo ci avrebbero pensato loro, quindi avrebbero pensato loro in qualche modo al pericolo. Questo è un corteo democratico, un corteo pacifico, un corteo antifascista, l'antifascismo è previsto dalla Costituzione, e che un Ministro della Repubblica possa dire una cosa del genere è vergognoso ed è segno dei tempi. Viola Carofalo, capo politico di Potere al Popolo. Questa manifestazione è bellissima, non ce la volevano far fare, volevano fare di tutto perché fosse impedita, invece era importante farla per dire che esiste un'Italia diversa da quella che ci hanno raccontato in questi giorni, un'Italia che non è spaventata ma che anzi è accogliente, è solidale e che vuole raccontare un'altra storia rispetto all'Italia razzista, chiusa, escludente che abbiamo visto sui giornali e in televisione nell'ultima settimana. Noi non abbiamo avuto praticamente nessuno spazio, nonostante siamo un movimento che ha costruito assemblee in 150 città, abbiamo raccolto più del doppio delle firme necessarie, ma evidentemente non hanno voglia di raccontare questa storia, preferiscono raccontare i neofascisti. Ci faremo conoscere in altro modo, facendo attività sul territorio e città per città, come abbiamo sempre fatto. Perché è giusto stare qua, perché bisogna dare una risposta fortissima ai fascisti prima di tutto, ma soprattutto al ministro dell'interno Minniti, il Partito Democratico, quello vecchio e quello nuovo, perché si chiami Partito Democratico, si chiama il Libero Uguali, è la stessa identica cosa, sono entrambi colpevoli di essere riusciti a mettere in atto le politiche antipopolari di macelleria sociale come quelle che hanno colpito la Grecia, come quelle che continuano a colpire molti paesi della periferia europea e non risparmiano neanche l'Italia. Qui siamo a Macerata perché bisogna sconfiggere il fascismo e chi lo sdogana, ed è per questo che noi
siamo contro Forza Nuova, siamo contro Casa Pound che agiscono nelle nostre città, ma soprattutto siamo contro l'Unione Europea e coloro che attuano le loro politiche, ovvero Partito Democratico e Liberi Uguali. I media, come al solito, sono colpevoli di starsene zitti, di dire che non c'è una risposta antifascista popolare. Io credo che i numeri di questa piazza, 50.000 persone chiamate in 3 giorni, con l'ostacolo del Ministero dell'Interno, con l'ostacolo dei questori di Ampi, di Libera, di CGL, in quelle organizzazioni abbiamo visto spaccarsi completamente la dirigenza con la base. Moltissime persone della FIOM sono qua, moltissime persone dell'Ampi, di Libera, della CGL sono qua, anche se quelle organizzazioni hanno detto no, noi siamo con Minniti. I media che ruolo hanno in tutto questo? Sponsorizzano le scaramucce di Forza Nuova, danno ampissimo spazio ai fascisti, a Casa Pound, mentre ci regolano noi nel silenzio. Questa politica dei media però non può andare avanti e non può passare, perché chi è davvero in contatto con le classi popolari, con le classi degli sfruttati, dei precari, dei disoccupati, in realtà purtroppo per loro, purtroppo per il PD, purtroppo per Liberi Uguali, siamo noi. Siamo scesi oggi in piazza per dire che la sicurezza delle donne è fatta da autonomia e solidarietà di classe, cioè siamo stufe del fatto che il corpo delle donne venga strumentalizzato per scopi securitari, per scopi repressivi. Sappiamo perfettamente che i motivi del malcontento sociale non sono derivati dall'emergenza invasione come ci fanno credere, anzi sappiamo perfettamente che come fasce giovanili il vero problema è l'emigrazione giovanile, anzi i numeri sono superiori a quelli dell'immigrazione in Italia. Sappiamo anche che siamo qui per dire oggi, per ribadire il nostro antifascismo, contro tutte quelle destre, contro i fascisti, contro anche tutti quei pezzi di sinistra che in realtà hanno fatto un gioco pericolosissimo sdoganandoli negli ultimi anni e che oggi usano l'antifascismo solamente come bandierina elettorale. Noi vediamo sempre un uso dei media strumentale, parziale, che censura alcune forze politiche, altre invece le mette in luce, soprattutto nel caso dei fascisti e della violenza sulle donne viene sempre strumentalizzato il corpo delle donne e soprattutto l'abbiamo visto, nel senso che a distanza di pochi giorni c'è stato un altro omicidio di stampo fascista fatto da un italiano fascista ai danni di una ragazza. Di questo si è parlato pochissimo e invece si è parlato e si continua ad alimentare una guerra tra poveri e facendo leva sul malcontento sociale e per dargli un capro espiatorio che è quello dei migranti. Noi a tutto questo diciamo no e soprattutto diciamo non sulla nostra pelle e non in nome della sicurezza delle donne. Essere qui vuol dire essere dalla parte degli ultimi, essere contro la guerra tra poveri che è lo strumento dei padroni per dividere e per poter dominare sempre. I media di regime hanno sempre lo stesso ruolo, e cioè di affossare la verità e di fare apparire attraverso gli scandali quello che loro vogliono. La verità sta da un'altra parte, è quella che sta nelle piazze, è quella che sta dalla parte degli ultimi, è quella che in Valle di Susa sta con gli immigrati che cercano di superare le barriere che li chiudono al di qua della Francia, barriere che noi ogni giorno li aiutiamo a valicare. Dopo l'attestato, il capapazzo di Casa Pound è intervistato, ma siamo veramente alla follia mediatica e politica. Per fortuna, per quello sono contento, c'è una società che è ancora capace di reagire. E quelli sono gli italiani.